Benvenuti a Ombre in un nuovo Let's Try It su Nintendo Switch. Era da un po' che non ve ne portavo uno, eh? Comunque oggi proveremo insieme Overwatch 2, seguito di Overwatch 1, naturalmente, FPS targato Blizzard Entertainment. Il gioco è uscito da pochissimo ed è, udite, free to play, quindi non è necessario spendere nulla per giocarci. Poi ci sono i soliti acquisti in gioco, pass battaglia premium e non so cos'altro si può acquistare, magari direttamente gli eroi, le skin, non ne ho la minima idea. Sta di fatto che non penso che ci spenderò mai un euro, ma ciò non toglie che il gioco potrebbe essere interessante nonché divertente. È uscito su tutte le principali piattaforme, quindi Nintendo Switch, PlayStation, Xbox e PC, e la cosa ancora più figa è che è cross save. Questo significa che se oggi ci giocate su Nintendo Switch e domani vi va di passare a PC, vi basterà entrare con lo stesso account Battle.net o lo stesso account Blizzard, perché in realtà non so se Battle.net esiste più, comunque col vostro account Blizzard, per avere tutto quanto sincronizzato. Io avevo già il mio account, l'avevo collegato a Nintendo, infatti appena sono entrato su Overwatch c'era già il mio nome Axord, quello preso da Blizzard. Va bene, era già tutto a posto, sapevano già tutto di noi, per intenderci. Allora, in genere nell'Extra Hit provo il gioco per la primissima volta insieme a voi. In questo caso ho già completato il tutorial obbligatorio e ho fatto tipo 2 o 3 partite. Quindi come vedrete dalle mie fantasmagoriche abilità sarà un po' come giocarlo per la prima volta in effetti. Però avevo fatto qualche partita perché ancora non sapevo di portarvi questo video. Ma tant'è. Allora, direi di entrare su Gioca e di metterci in coda per una partita non classificata. Partita rapida. Vi faccio vedere intanto se riesco il pass battaglia. Eccolo qua. Come vedete, alcune ricompense sono gratuite quando raggiungerete quei livelli. Le altre invece sono premium, quindi si sbloccheranno soltanto se deciderete di acquistarlo. Non ho la minima idea di quanto possa costare. Se lo sapete voi, scrivetelo qua sotto con un commento per tutti quanti. Vi pinnerò anche il commento in alto. E basta. Cos'altro posso dirvi? Ho provato 2 personaggi per il momento. Questa mappa non l'ho mai fatta, non so nemmeno cosa bisognerà fare. E sono i personaggi che ho provato: Tracer e Soldato 76, che è il primo, quello del tutorial, se volete. Quindi vado sempre con lui, non voglio cambiare la mia zona comfort, tra virgolette comfort. Nel mezzo c'erano gli attaccanti, a sinistra i tank, quelli che subiscono tanti danni, a destra invece i supporter, quelli che curano potenzialmente, no? Ok, si può cambiare eroe anche durante la partita, nulla vi vieta di farlo, ci sono varie abilità, tutte diverse tra i vari personaggi. In questo caso ho la corsa, che non è un'abilità che hanno tutti i personaggi, ma è esclusiva di questo. Su R mi curo, ZL spara, mi sembra, dei razzi, e poi abbiamo i colpi normali, in sostanza. Allora, cosa dobbiamo fare? Conquistare le basi. Ok, quindi modalità classica degli FPS, insomma. Questi sono i medici da prendere quando... quando si perde vita. Questo sembra chi mi sbudella. Ok, invece no. Tra l'altro, diciamo che il gioco è abbastanza family friendly, nel senso che non ci sono viscere o sangue sparsi qua e là, insomma. Un po' tipo Fortnite, se vogliamo, da questo punto di vista, intendo. Ok, posso curarmi? Mi devo curare. Let's go. Adesso farò crepo. Wow! Vabbè, dobbiamo andare in quelle zone lì per catturare, no? E poi difendere. E non ho ancora capito che cacchio significa. Sono naturalmente le statistiche, quindi presumo uccisioni, morti, assist. A sarà di assist. S però forse sono le morti e le uccisioni, ma non so per cosa stai, onestamente. Vabbè, quello che è. Allora, ci sono anche i sensori di movimento. L'unico problema è che non c'è un tasto per resettare la visuale, quindi non mi è molto comodo in questo caso. Ma va bene. Allora, abbiamo anche la ulti, ecco, cosa che non vi ho detto. Una volta raggiunti 100 punti percentuali, come si raggiungono combattendo
e poi sale anche leggermente senza fare nulla, e si sblocca appunto la ulti, che è peculiare come tutto il resto dei vari personaggi. Maledizione. Maledizione. Si può anche saltare, si può abbassare, vabbè. Guarda questo come sta video. Crepa. Quell'altro si è buttato di sotto. Vabbè. Cattura in corso, attenzione. Ricarica, ricarica. Bella, bella. Non so se... questa cura qui cura anche gli altri o soltanto me. Comunque abbiamo vinto il primo round. Quanto pare è a round. Molto bene. Ma ancora questa modalità qui non l'avevo giocata. Primissima volta, vabbè, che ve lo dico qua. Ho fatto due partite e non erano in questa modalità. La solita ordinaria amministrazione. Ok. Se vinciamo questo abbiamo vinto, altrimenti si va poi allo spareggio finale. 5, 4, 3, 2, 1. La corsa comunque è molto comoda. Dovevi tenere giù la testa. Superbo. Ne ho presi due, incredibile. Con i missili. Godo. Discretamente, vi dirò. Mai lasciare indietro un compagno. Sono troppi. Anche se mi stavo curando, erano troppi decisamente per poterli contrastare. Tra l'altro, stavo dicendo, se il gioco mi piacerà e se vi piacerà, potrei portare innanzitutto altri contenuti qua sul primo canale, gameplay a caso, random, di partite, multigiocatore, ma soprattutto lo potremo giocare direttamente in live su Twitch insieme, quindi venitemi anche a seguire su Twitch e fatemi sapere se ci state giocando e se vi interessa. Se vi interessano altri contenuti, live, video e così via. Scarico gli ottani. Cos'era? Boh. Rigeneratore biotico pronto. Abbiamo la ulti. Dio nel mirino. Sprecatissima, mamma mia. Vabbè, che ve lo dico a fare. L'ho usata troppo presto. Oh, la peppa. Oh, la peppa. Un po' troppi. Un po' troppi. Dai, ricarica. Ma no, che sfiga. Che sfiga. Mamma mia, finisce sempre nel momento peggiore in assoluto. Questo praticamente era un morto che cammina. Rischiamo. Semplicemente loro hanno preso fiducia, hanno entusiasmo e quindi potrebbero sopraffarci. Ma non lo permetteremo. Dobbiamo vincerla a tutti i costi. Ti sposti. Sei lento. Finiamo questo lavoro. Allora, bello. Wow. Assist. Altra kill e poi basta. Troppo. Vabbè. Vabbè. Non c'è nessuno. Si possono anche mandare i messaggi durante la partita, tipo pingare o queste cose qui, se non sbaglio, così. Posso ancora combattere nelle mie mani. Così. Così. Esatto. Vabbè, adesso non sto a perdere tempo anche perché faccio fatica. Attenzione. Riconquistiamo. Ci stanno attaccando, camperando, anzi, non attaccando, stanno camperando. Ma la pagano questa? Siamo qua.
Buono lì. Ho bisogno di cure. Stanno arrivando di qua. Allora, ho anche la ulti. Che... mi servono cure. What? What the f... si può scendere? Ma cos'è? Aiuto. Non ero pronto a questo. Vedi di migliorare nella prossima vita. Aiutami. Dio nel mirino. Perché ho attivato quella non lo so. Vabbè. Cioè, ho fatto due cose tutte e due sbagliate. Venite a farmi curare. Bella lì. Generatore attivo. Aiuto. Vado. A chi servono cure? Mamma mia. Stiamo per fare una bella vittoria. Ce la portiamo a casa? Vediamo. Si vince, signori. Direi che il punteggio mio non è male, ma dubito siano kill. No, sono troppe, 22 kill sono troppe. Non possono essere. Non possono essere. Eppure il gioco è italiano, quindi. Cosa sta? EAS, che cacchio è? Dan. Vabbè, danni. C, cos'è? Recupero. O meet, non so cosa sia. Vabbè, stica. Abbiamo vinto. Bello il fucile a pompa. Fico. Allora, mi è piaciuta questa partita. Perché ho vinto. Se no sarebbe stata una pessima partita. No, dai, il gioco. Gioco con qualsiasi ruolo. Coda ruoli. Ah, ok. Qui puoi scegliere il tuo ruolo. Va bene. Direi che per questo video è tutto. Fatemi sapere qua sotto nei commenti, come vi ho detto, se volete vedere altri contenuti, se ci state giocando, perché c'è la possibilità che ci potremo, insomma, giocare insieme in live su Twitch, mi raccomando. Beh, vi saluto. Mi raccomando, spoilerate, commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina, tutti i link trovate qui nel messaggio di qua sotto nella descrizione, e noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao!